Allora, siamo alla 33esima edizione dell'International Volkswagen Meeting. Siamo come ogni anno entusiasti dei partecipanti, che ci veramente sono numerosissimi. Siamo arrivati alla serata del sabato sera e ci aspetta, a parte questa serata meravigliosa in compagnia di Radio Bruno e un complesso musicale interessantissimo, un'altra giornata domani con un giro turistico che ci porterà nelle terre del Boccaccio. Visiteremo questo borgo medievale per poi ritornare su Staggia e venire al pranzo conviviale con premiazione e saluti. I partecipanti che sono intervenuti anche quest'anno vengono da tutta Italia, ma anche tanti equipaggi dall'estero, e siamo veramente sempre ogni anno emozionati di vedere tanta gente che viene anche solo per un saluto. E niente, insomma, come potete vedere, le persone in questo momento stanno mangiando, il buon cibo non manca, il buon vino nemmeno, e niente, speriamo di arrivare ai 40 anni ancora con questo entusiasmo. In questo momento stiamo parlando da un animatissimo raduno a Staggia Senese, 33esima edizione, quindi risulta il raduno continuativo più vecchio d'Italia, d'Europa, per cui una grossissima importanza per tutti i fans e gli amanti del maggiolino che annualmente si ritrovano in queste meravigliose terre toscane per festeggiare questa meravigliosa macchina creata dall'ingegner Porsche, ma anche per ritrovarsi fra amici e ritrovare vecchie conoscenze, vecchi contatti addirittura da tutta Europa. Infatti abbiamo avuto partecipazioni di equipaggi tedeschi, inglesi, francesi e così via. Questa è Staggia Senese e questa è l'impronta che viene data dal Maggiolino Club Italia in maniera conviviale e amatoriale. Con noi ci sono anche dei personaggi illustri come Nino Fabri, che rappresenta l'editoria francese dedicata alla VV. Abbiamo addirittura il vicepresidente del Maggiolino Club Italia, Alberto Finistauri, che segue la zona del Lazio e dintorni, per cui cose importanti. I maggiolini e i suoi derivati, qui diciamo che le persone si sbizzarriscono, quindi non c'è soltanto Volkswagen Classic e quindi l'auto originale, ma anche veramente quello che la persona crea dalla propria mente e dal proprio cuore. La storia del Maggiolino Club Italia nasce in provincia di Varese 35 anni fa per la mia grande passione che ho sempre avuto fin da bambino per questa vettura e dei suoi derivati, e per l'immagine che vedevo di questi maggiolini che, dopo aver servito fedelmente per anni e anni, finivano inesorabilmente dal demolitore senza dare loro un'altra opportunità di chance, come per tutte le vetture coeve di quel momento che conoscevamo e che adesso non troviamo più in circolazione né dai collezionisti. Basta fare qualche nome: le vecchie Mini, le vecchie 500, le vecchie 127, le Escort, eccetera eccetera. A questo punto si doveva fare un lavoro di coordinamento che non era certo dato da internet come adesso, per cui porta a porta, bigliettino bigliettino, officina officina, e cercare di raggruppare il più possibile chi possedeva ancora un maggiolino o chi aveva deciso di liberarsene e inglobarlo. A questo punto è nata l'idea del club, che viva Dio ha funzionato molto bene, tanto è vero che siamo riusciti a salvare tantissime vetture, e insieme a Giovanni Dei, che è il patron di questa manifestazione, addirittura a ricreare la riproduzione di ricambi
e assistenza affinché queste macchine potessero essere mantenute in vita e usate a volte addirittura quotidianamente come si faceva una volta. Questo è dato anche dalla grande forza che ha questa vettura, che nei suoi 60 anni di vita ha dimostrato di poter fare tutto come conosciamo, dal trasformarsi in dune buggy al fare i film, di tutto di più insomma. Perché questo è un po' il concetto. Poi la cosa è diventata quasi di moda e infatti vediamo oggigiorno proliferare club, raduni, trasformazioni sui maggiolini, segno ancora di più che il maggiolino, dopo aver varcato 7 generazioni, non ha ancora finito di piacere, di stupire e di continuare a fare viaggiare quelli che sono stati i nostri figli, i figli dei figli, insomma la storia continua in maniera molto positiva secondo me.